Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi, come avevo promesso nei video precedenti, realizzeremo un paio di orecchini al macramè. Nella fattispecie sono questi. Sono un paio di orecchini abbastanza semplici che ho realizzato appunto con un cotone, timer del forno, con un cotone facilmente reperibile perché appunto è quello da fare l'uncinetto, per cui lo potete trovare benissimo in qualsiasi merceria. Nel prossimo tutorial faremo questi che sono un po', magari un po' più complicati. Comunque, intanto dedichiamoci a questi per iniziare. Allora, come inizio avremo bisogno di un anello, qualsiasi dimensione voi vogliate. Adesso questo qui ha una dimensione di 2 centimetri, un diametro di 2 centimetri. Appunto un anellino per far sì che rimanga dritto il nostro lavoro, insomma una serie di anellini, la monachella, e per la realizzazione proprio appunto del macramè 11 pezzi di filo lunghi 70 cm di un colore, altri due sempre lunghi 70 cm di un altro colore, e dopodiché alcune rocaie. Nel mio caso 8-0, ovviamente poi la dimensione del vostro filo deciderete voi, appunto la dimensione delle perline. Questo filo è un filato 5-0, per cui almeno vi dico quello che servirà. D'accordo, ora iniziamo con il posizionare i fili. Per iniziare la nostra lavorazione. D'accordo, per iniziare la nostra lavorazione prenderemo uno ad uno i nostri fili, li piegheremo a metà in modo che formino una cosa di questo genere e prendendo il nostro anello cominceremo a fissare i fili in questo modo. Faremo passare l'asola all'interno dell'anello e dopodiché il filo all'interno dell'asola che ho creato in questo modo e tirerò il mio filo. Ripeterò questa operazione che ora vi faccio rivedere per tutti i miei fili, per tutti i miei 11 fili. Piegherò sempre a metà il mio filo, creerò la mia asola e dopodiché infilerò l'asola nell'anello. E nell'asola i fili pendenti in questo modo. Se sentite dei rumori è il cane che ha la tosse, per cui oggi abbiamo anche il cane con la tosse. Come vi dicevo, ve lo faccio rivedere un'altra volta, dopodiché vi lascio farlo da soli e ci vediamo quando li avremo montati tutti. Pieghiamo il nostro filo, lo facciamo passare l'asola all'interno dell'anello. Quando avremo passato l'asola all'interno dell'anello, in questo modo, all'interno dell'asola faremo passare il nostro filo. Ripeteremo questa operazione per tutte le 11 volte. Ecco qua, finito di agganciare i nostri fili, ci troveremo in questa situazione. Ora, noi avevamo 11 fili, li abbiamo raddoppiati, per cui montati qui risulteremo. Oh! Ci troveremo ad avere, scusate, 22 fili che compongono la frangia. Fatto questo, li dividerò in due, 11 fili da una parte e 11 fili dall'altra. Inizierò semplicemente la mia lavorazione del macramè prendendo il filo più esterno e portandolo al di sopra degli altri e iniziando ad annodare appunto semplicemente i miei nodi al macramè. Finita una frangia, passerò alla frangia subito successiva. 1, 2. L'accortezza che devo avere è quella di cercare di rimanere il più vicino possibile al mio anello. Anche qui ripeterò tutta la mia sequenza fino appunto a terminare tutti i fili della mia frangia, della mia metà frangia, i miei 11 fili da un lato
per poi appunto riprendere con gli 11 fili laterali dall'altro lato. Per cui vi rinfresco un'altra volta, filo porta nodi al di sopra, il filo che fa il nodo sotto, annodo una volta e annodo la seconda volta, sempre cercando di stare il più vicino possibile all'anello al quale sono agganciate le frange. Uno e due, nuovamente uno e due, poi l'ultimo filo di questa frangia, uno e due, ed ecco qua. Ripeto la stessa operazione per l'altro lato, per cui aspetta che mi fisso bene tutto, per non fare confusione vi consiglio di bloccare la frangia dall'altro lato con uno spillino in modo che quei fili stiano di là per non prenderli dentro per sbaglio. Per cui filo più esterno sopra e poi inizio come ho fatto precedentemente ad annodare. Uno e due, nuovamente filo sopra e filo sotto che funge da fanodi, ancora filo sopra fermo e il filo, scusate, filo sopra fermo e il filo della frangia che crea il nodo, nuovamente. Mi raccomando, andiamo in ordine con le frange di modo da avere un lavoro pulito. Se sbancete. Uno e due. Ancora. Uno e due. Passiamo a quello subito successivo, uno e due, ancora uno e due, uno e due, eccoci qua. Ora abbiamo concluso le nostre due metà. Ora che abbiamo concluso le nostre due metà, prenderò i due filetti più interni, due fili della fa in questo modo, che sono i fili porta nodi, e li annoderò tra di loro, un filo sopra e un filo sotto, e chiudo così la mia lavorazione. Tolgo un attimo gli spillini, sistemo i miei nodi in questo modo e ricomincio nuovamente bloccandomi sempre con l'aiuto degli spillini in modo da avere un lavoro più pulito, e ricomincio ora la mia lavorazione, perché come vedete avremo bisogno di fare due fili con i nodini nel momento, per questo momento abbiamo fatto quello superiore, ora dovremo fare quello inferiore. Per fare quello inferiore ripeterò sempre la stessa cosa, filo esterno lo porto al di sopra degli altri e comincio ad annodare frangia per frangia sul mio portanodi. Per cui 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 2, ancora
Ripeterò la stessa identica sequenza anche per l'altra frangia, in modo da avere la mia lavorazione ovviamente parallela, che non ci sia un pezzo più con più giri, uno o meno. Ecco qua, ultimo nodo di questa frangia, mi porto i miei fili da questo lato, li blocco in modo che non mi facciano confusione e riparto con questo lato, con l'altro lato, per cui sempre filo più esterno sopra gli altri fili e comincio ad annodare tutte le frange. Ci vedremo poi qui quando dovrò chiudere i due portanodi. Ecco qua, ho terminato ora anche l'altro lato, per cui prendo le mie due frange più interne. Faccio passare un filo sopra e un filo sotto e faccio gli ultimi due nodi appunto di chiusura, uno e due, questo è il mio cane che tossisce. Ecco qua, d'accordo, anche questo pezzo è finito. Quello che dovremo andare a fare ora sarà appunto attaccarci con i nostri fili azzurri per creare la parte centrale della nostra lavorazione. Per fare questo prenderemo uno dei nostri fili azzurri, piegheremo come abbiamo fatto precedentemente con quelli marroni a metà, in questo modo, e andremo ad ancorarci, questi li spostiamo un attimo, al filo più esterno della nostra lavorazione, per cui prendo il filo più esterno, dopodiché faccio questo passaggio. Infilo dentro, tiro e questo è quello che si viene a creare. Ora farò un nodo in questo modo con un filo e dall'altro lato in questo modo. E qui abbiamo fissato appunto il nostro filo. Ora dovrò ripetere i miei nodi, questa volta però in questo verso, per cui prenderemo la prossima frangia e la porteremo al di sopra delle frange azzurre, in questo modo. Il mio filo marrone diventa il mio filo portanodi e comincio anche qui a fare i miei nodi, in modo che sul filo marrone vengano a crearsi dei nodi azzurri. Passo alla terza frangia, per cui prendo i miei fili azzurri, li porto sotto la mia frangia marrone. Dopodiché inizio ad annodare nuovamente. Uno, due, uno e due. Ancora. Prendo i miei fili azzurri, li porto sotto quello marrone e ricomincio ad annodare. Aspetta che qua si è incastrato. Uno, mi raccomando, anche qui cerchiamo sempre di stare belli aderenti alla nostra lavorazione sopra, in modo che non si vedano forellini di sorta. Uno e due. Nuovamente prendo il filo marrone e lo porto sopra quelli azzurri e ricomincio ad annodare. E due. Uno e due. Nuovamente. Uno e due, uno e due, e ancora frangia marrone sopra e filo azzurro sotto.
ripeto per l'ennesima volta. 1 e 2. 1 e 2. Ancora. Olivia anche russare adesso. Mi mancano le ultime due frange. Ultima frangia, porto sempre la frangia marrone al di sopra dei miei fili azzurri e annodo. 1 e 2, 1 e 2. D'accordo, ora questi miei due fili li porto al di sotto di tutti e li metto da parte, in questo modo. Quello che devo fare ora è ripetere la stessa cosa per questo lato, per cui prenderò il mio altro filo, lo aggancerò come abbiamo fatto precedentemente, per cui lo piego a metà, prendo la frangia più esterna. E vado a fissarla in questo modo. Faccio un'asola, passo al di sopra del mio filo marrone, con il filo azzurro rientro e tiro il filo. La stessa cosa la farò con l'altro filo, in questo modo. Ed ecco qua. Fatto questo, ripeto tutta l'operazione per questo lato. In poche parole, prendo il mio filo marrone, lo porto sopra quelli azzurri e comincio a riannodare con i miei nodi del macramè. Ci vediamo quando siamo arrivati alla fine di questo lato. Qui ho terminato ora anche questo lato. Come ho fatto precedentemente, porterò i miei fili azzurri dall'altro lato. Quello che devo fare, ora è fare un altro giro semplicissimo con il macramè marrone in modo da chiudere la mia lavorazione. Per cui per fare questo blocco i fili che non mi servono da un lato e riprendo, aspetta che blocchiamo meglio qua, e riprendo appunto la mia lavorazione partendo dal filo più esterno marrone, portandolo sopra le mie frange marroni e comincerò semplicemente ad annodare. Ripeto questa operazione anche per l'altro lato. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 2. Anche qui fino alla fine delle mie due frange e poi unirò appunto i miei due fili portanodi di una frangia e dell'altra frangia. Per cui io continuo e ci vediamo alla fine nella lavorazione. Mi raccomando, state sempre aderenti a quella che è la lavorazione superiore in modo che non si creino asolette, perché in questo momento noi non ne vogliamo. Ho finito una frangia,
Sistemo un attimo i miei nodi in modo da e riparto con l'altra frangia. Ecco qua, mi trovo adesso in questa situazione, per cui anche adesso unirò i miei due ultimi fili in modo da tenere unita la mia lavorazione uno sopra uno sotto e faccio i miei due classici nodini. Adesso come adesso la mia lavorazione è terminata. Sistemo un attimo i fili in modo che non si vedano grandi differenze e la mia parte al macramè è conclusa. Quello che devo fare adesso è appunto la rifinitura. D'accordo, per la rifinitura che consiste appunto nell'inserire le perline, mi servirò di uno di questi aghi che sono quegli aghi con un occhiello centrale e poi prenderò le mie frange due a due. Per cui prendo le mie due frange, le faccio passare all'interno del mio ago. E fatto questo, inserisco la mia perlina. Con un po' di pazienza perché ovviamente l'ago ha scusatemi, l'ago, i fili sono abbastanza spessi, per cui bisogna avere un po' di pazienza nel farli passare. Altre due frange. Apro qui. E inserisco nuovamente le mie perline. Procedo in questo modo fino ad aver terminato tutte le mie frange. Ecco qua, ho inserito ora tutte le mie perline all'interno delle frange, praticamente una perlina, due frange. Eccole qua. Quello che dovrò fare ora sarà semplicemente andare a creare un nodo al di sotto di ogni perlina. Stando ben attenta appunto a far aderire il nodo alla mia perlina. E via. Di nuovo. Procedo in questo modo per tutte le mie frange. Come vedete, il filo magari è un po' eccessivo quello che vi ho detto di tagliare, ma altrimenti non si riesce a prendere bene i fili, per cui visto che è un filo comunque che non ha un costo eccessivo, preferisco tenerlo un po' più lungo in modo da riuscire anche a gestire meglio appunto quest'ultimo. Come se voi voleste, potreste continuare ad aggiungere perline sotto queste, cioè fare magari una specie di V, partire con 2, 3, 4, fino ad arrivare al centro ad avere la fila più lunga. Io ho preferito tenerli così perché mi servivano degli orecchini che non fossero esageratamente lunghi, per cui andava bene questa misura. Ovviamente poi ognuno con il suo stile e con il suo gusto sceglie quello che più lo aggrada, insomma. Ecco qua le ultime tre frange. L'ultimo.
Ecco qua, fatto questo taglieremo il filo in eccesso. Ecco qua, la parte frontale del nostro orecchino è terminata, ora dovremo andare a lavorare sul retro per bloccare appunto i fili azzurri che sono rimasti così penzolanti, per cui riprenderò il mio ago, uno a uno i miei fili, un filo alla volta li infilerò all'interno del mio ago. Fatto questo, cercherò di ripassare all'interno della mia lavorazione con il mio ago e con il mio filo, in modo da portarmi di dietro e bloccarli appunto all'interno della lavorazione, per poi tagliarli senza che appunto si distrugga tutto. Nuovamente prendiamo l'altro filo. Ma ascolta Olivia, ieri qui da noi c'erano 32 gradi, fino a ieri 32-34 gradi, stanotte c'è stata una specie di burrasco o qualcosa del genere in giro, per cui è arrivato freddo e il mio cane ha dormito in mezzo alla corrente d'aria. Stamattina si è svegliato così, tossendo, e non è proprio uno spettacolo sentire un cane tossire. Ecco qua, ripeto l'operazione anche per questi due fili e ci vediamo poi per montare appunto il nostro orecchino. D'accordo, ora ho fissato i miei fili sul retro, retro e fronte. Non mi rimane nient'altro da fare che assemblare l'orecchino, per cui prenderò il mio ovale, lo infilerò all'interno di questo, chiuderò il mio anello in questo modo, poi prenderò un altro piccolo anellino di congiunzione, lo infilo qui, e anche qui chiudo in questo modo. Infine prenderò il mio amo, se lo vogliamo quello al dritto, e lo monterò. Chiudo. Il nostro orecchino è terminato. Ecco qua. Spero di essere stata abbastanza chiara. Spero appunto che vi piacciono. Questo è venuto un po' più. Adesso lo sistemiamo. Spero che vi piacciono. Potete farli ovviamente con i colori che più preferite. Comunque, questa ecco, è la mia idea per un paio di orecchini al macramè. Non mi resta che salutarvi, ricordarvi che nel prossimo tutorial faremo sempre un paio di orecchini al macramè, e nella fattispecie sono questi, la quale poi potremo anche fare una collana da abbinare volendo. Comunque vabbè, questi sono nella fattispecie gli orecchini del mio prossimo tutorial. Io vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto la prossima volta. Ciao!